Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video nel quale vi parlerò di un argomento che non porto nel canale da un po' di tempo, i droni FPV. Questo video sarà molto breve e vi spiegherò e vi farò vedere la nuova radio che utilizzerò con i droni FPV, la TBS Tango 2. Prima però ti invito ad iscriverti al canale per supportarmi, ti ringrazio se l'hai già fatto, se non l'hai fatto ti invito a farlo. La radio l'ho acquistata un bel po' di tempo fa, però l'ho utilizzata veramente poco e perché non ho tempo. Però assieme alla radio ho acquistato anche un nuovo drone, spoiler, che vedremo in un prossimo video e ha già la predisposizione per una piccola telecamera, spoiler 2, che vedremo anche quella in un prossimo video. Ora però parliamo della TBS Tango 2, come mi sono trovato e perché l'ho acquistata. Allora, l'ho acquistata per due motivi e sono gli stessi motivi per cui ho acquistato un drone più piccolo e ho venduto quelli più grandi: la portabilità. Questa radio, come potete vedere, è molto piccola. Ho preso la versione Pro, che si possono anche piegare i gimbal, quindi per essere ancora più portatile. Ha già un modulo crossfire, il che significa che si può già bindare con qualsiasi drone con la TBS all'interno crossfire. È molto piccola e questa cosa bisogna valutarla molto, nel senso che io avendo le mani un po' grandi ed essendo abituato con radio molto grandi, passare a una cosa così piccola è stata un po' difficile e lo è tuttora. Io ho alzato il più possibile i gimbal per avere una sensibilità. Anche se non mi trovo benissimo con i pollici, cerco di guidarla comunque sia con le due dita come sono abituato a fare. L'unica pecca, ecco, che essendo molto leggera, devo trovare la posizione corretta in altezza per regolarmela in maniera tale da utilizzarla senza tenerla in mano e quindi a peso morto, solo con le dita appoggiate. Questa cosa qua viene o da seduto, quindi appoggiata sulle gambe o da in piedi con le braccia quasi distese. Questo è ovviamente il mio modo di guidare, che può essere non approvato da qualcuno o approvato da qualcun altro. Quindi queste sono solo le mie impressioni. Per quanto riguarda la distanza massima, non vi posso dire niente che superi un radiocomando TBS o con il modulo TBS Crossfire. Inoltre, con l'aggiornamento nuovo hanno portato a 1 watt questo piccoletto all'interno della TBS. La batteria è pressoché infinita. Lo schermo è il classico schermo che si può trovare su tutti i radiocomandi, nel senso che è il solito display che avevo anche nella prima jumper e che si può trovare anche, non so, nell'FR Sky o nel FreeSky classico. Qua abbiamo una rotella che fa andare sul menu, scorre sul menu, è molto precisa anche se è in plastica, quindi stessa cosa della T16 o T18 della jumper, che viene criticata moltissimo, ma alla fine TBS non viene mai criticata. È la stessa cosa, ragazzi. Qua abbiamo un bellissimo attacco USB-C, che è come quello là che monta la jumper T18 che avevo, quindi una ricarica dovrebbe essere rapida. All'interno ha una batteria che praticamente prende tutta la scocca del radiocomando ed è per questo che è veramente infinita. Poi abbiamo i soliti tre tasti per navigare nel menu della radio e poi qua abbiamo due tasti on/off, quindi io utilizzo questo per armare e disarmare il motore, e qua abbiamo degli switch a 3 click. L'antenna si può ruotare, anche piegare per essere più portatile, però è consigliato metterla perpendicolare a terra quando si vuole fare long range. Inoltre la versione Pro, oltre ad avere questi gimbal che si piegano, quindi essere un po' più portatile rispetto alla classica Tango 2, all'interno della scatola, all'interno troviamo degli adesivi TBS, un bel portachiavi della TBS, il bellissimo sacchettino in velluto che a me dà fastidio il velluto della TBS, poi un po' di vitine e molle per passare da modo 1 a modo 2, o irrigidire la radio, ed ovviamente la radio. La radio è in plastica,
classico plasticone, i gimbal sono in alluminio e qua abbiamo una specie di gomma plastica un po' più ruvidina per fare un po' di attrito. Vi consiglio di utilizzare la TBS un po' sul simulatore, cosa che io non ho fatto ovviamente. Non vi faccio la classica recensione di come si fa il nuovo modello, quali sono i menu, perché potete trovare tranquillamente milioni di recensioni. Questo è solo il mio parere e i motivi per cui ho venduto tutte le altre radio ed ho acquistato questa qua. Per la portabilità, per il peso e per l'utilizzo che ne devo fare io va più che bene. Quindi nei prossimi video molto probabilmente vedremo questa radio, il drone e la telecamera nuova, magari qualche uscita in mountain bike o in giro, perché tutta questa combo ultra leggera e piccola è possibile portarsela in zainetto. Se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al canale. Se avete qualsiasi domanda riguardo la TBS, scrivete anche nei commenti e risponderò il prima possibile. E ci vediamo nel prossimo video, nel quale vi parlerò un po' di biciclette e un po' anche del drone nuovo. Quindi non perdeteveli e ci vediamo al prossimo video.